fondere la labbia con il coraggio delle iniziative che si possono prendere. La cosa che continuiamo a dire a Salvini, attenzione, 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 non è con i toni alti che si risolvono i problemi, è denunciando i problemi, ma come noi abbiamo dimostrato da sempre col centrodestra, dando risposte concrete. La dignità dell'accoglienza per chi è un immigrato regolare bisogna farlo, è una risorsa, ovviamente i clandestini vanno respinti e la delinquenza è delinquenza, sia che la commetta un uomo bianco, rosso, verde, giallo, eccetera, indipendentemente dal colore della pelle o dal credo politico, un delinquente rimane un delinquente e un assassino rimane un assassino che va condannato e va rinchiuso in galera. Quali iniziative vanno intraprese? Lei parlava di iniziative da intraprendere. Quali iniziative? Beh, la prima è proseguire su questa, cioè i comuni italiani sono all'esasperazione, i nostri comuni lombardi hanno accolto tantissimo in questi anni. L'idea di non creare per esempio centri di accoglienza enormi è un modello da seguire, la suddivisione dei centri degli immigrati nei diversi comuni rende una accoglienza dignitosa, ma bisogna dire con forza che l'Italia non regge più. Quando si sono divise in Europa le quote ci sono state nazioni che hanno rifiutato e hanno fatto fallire questa idea delle quote. Allora il tema è che l'Europa si assuma insieme all'Italia la corresponsabilità di decidere un numero di immigrati che possono essere accolti e che ancora di più, come si sta cercando di fare, come abbiamo fatto anche negli anni del governo del centrodestra, si lavori sul Mediterraneo, nei paesi del Nord Africa, per dare risposte lì al desiderio di dignità e di accoglienza di queste persone.